Eccoci qua con Mister Vladimiro Carraro. Domenica sfortunata, la prima della stagione. Siete partiti male, diciamo 10 minuti che vi sono costati in pratica la partita. Forse non eravate concentrati o il caldo si è fatto sentire più del previsto. Poi, come siete ripresi, ormai forse era tardi. Beh, il caldo c'era per tutte e due le squadre, quindi il caldo c'era per noi come c'era per loro. No, sono assolutamente d'accordo che l'approccio alla gara è stato totalmente sbagliato. La squadra ha interpretato malissimo, è scesa con una mentalità sbagliata, con superficialità, con poca concentrazione, con difficoltà mentale e abbiamo subito i primi 20 minuti, abbiamo subito la veemenza del Portoguaro che invece ha affrontato la partita con il piede giusto e ci ha messo le cose. Questa partita dà anche qualche indicazione di qualche cambiamento, perché so che c'è anche il discorso Caorle, voi siete forse in fase di diffusione, non si capisce bene, ma la rosa è quella che si è vista in campo o siete in pratica in via di sperimentazione? No, oggi ci mancavano 5 elementi, perché 3 per infortunio, Mioli, Lorenzo Milanese, e poi ci mancavano Pescara e Rubin perché avevano problemi di lavoro, quindi in realtà la rosa direi abbastanza completa per gli obiettivi che abbiamo noi, che ci siamo prefissati. Mancavano questi elementi, abbiamo provato qualche giovane che si è allenato poco, abbiamo provato alcune cose, però a grandi linee la rosa è abbastanza. E, avendo perso la prima del trofeo Coppa, come vogliamo chiamarla, forse questo complica per il passaggio, però le ambizioni per il campionato come obiettivo, dai giornali insomma, si è letto che voi avete ambizioni alte, conferma? No, innanzitutto voglio dire che noi onoreremo anche le altre due partite per rispetto anche delle squadre e degli avversari, anzi, mi aspetto delle risposte positive dopo questa sconfitta nelle altre due partite di Coppa con una mentalità diversa, un approccio diverso e una partita sicuramente diversa. Per quanto riguarda il campionato, noi crediamo di aver allestito una rosa che ci permetta di guardare oltre all'obiettivo della salvezza che è quello dell'anno scorso. Però sicuramente ci sono 4-5 squadre che per tradizione, blasone, investimenti tipo il Treviso, Porto Mansuel, Oderzo e lo stesso Portoguaro, che è un'ottima squadra, che possono ambire i primi posti. Noi cercheremo di collocarci dentro queste squadre. Allora, ultima domanda, spendiamo una parola su questo Portogruaro che ormai ha incontrato un po' di volte, cosa le è sembrato? Beh, Portoguaro è sempre una squadra difficile da affrontare perché è una squadra caratteriale, ha elementi di carattere, ha un buon gruppo, il mister è stato bravo a creare una mentalità coesa e anche individualità importanti perché ha giocatori sia strutturati fisicamente sia nella qualità individuale hanno diverse alternative, hanno giocatori con una buona esperienza che si avvia in eccellenza, quindi credo sia un'ottima squadra. Perciò archiviamo questa partita e si ricomincia a testa bassa e correre, insomma, pedalare come si dice. Assolutamente, da lunedì ci rimbocchiamo le maniche e subito via per cercare di. Grazie, mister.